un'operazione in cui si è stato sequestrato uno sversamento abusivo di cromo esavalente, che è cancerogeno, estremamente dannoso per la salute dei cittadini e dell'ambiente. Abbiamo l'altro giorno operato un sequestro a Ischia per uno sversamento in acqua. Sul Sarno 12 persone denunciate. Perché dico tutto questo? Perché contemporaneamente a queste aggressioni dell'ambiente i controlli stanno aumentando e lo sa qual è la bella notizia? Non è che tanto i controlli stanno aumentando, punto, è che i cittadini si stanno ancora di più sensibilizzando, E diventeremo segnalano. Allora, e segnalano con facciamo una precisione. cosa. Io vorrei fare tantissime domande ancora, però intanto una gliela faccio fare dal sindaco che abbiamo in collegamento, sindaco della Ragione. Lei è intervenuto personalmente contro alcuni sversamenti abusivi. Che cosa chiede al ministro? No, innanzitutto io credo, mi rivolgo al ministro, ma ancora di più al generale, che qui in Campania abbiamo apprezzato molto. La questione è questa, dalla fase 1 alla fase 2, anziché avere gli animali molto, come dire, simpatici in strada, sono tornate anche le bestie che stanno devastando i nostri territori. Ora dico, uno Stato che è riuscito a lasciare, a chiudere in casa 60 milioni di persone per la quarantena, non può non individuare, reprimere, perché c'è la prevenzione e la repressione, una piccola percentuale, come diceva il Ministro, che invece inquina i nostri territori. Noi abbiamo due laghi a Baco, il lago Miseno e il lago Fusaro, che il generale conoscerà benissimo, e le spiagge romane, che sono un volano di sviluppo enorme. Andiamo da Torre Cave, da Sino a Mondragone, la Campania e là, sul litorale Domizio Pleguer. La richiesta che noi facciamo con forza è quella dei fondi per la bonifica del fondale del lago Fusaro. Si trova all'interno la Casina Vanvitelliana, realizzata da Carlo e Luigi Vanvitelli. È un volano enorme di sviluppo, idem tutte le spiagge romane che avete mostrato in parte attraverso il video. Per me è una questione meramente di volontà. È ovvio che i comuni da soli non ce la possono fare, ho pochissimi responsabili dell'ufficio tecnico, Polizia Municipale non ne parliamo neanche. La quota 100 ha determinato per i comuni una mazzata incredibile, perché sono andati via i dipendenti, ma non riusciamo ad assumere. Bacoli, tra l'altro, un comune che ho ereditato in dissesto. Vogliamo fare tutto quello che possiamo, però ripeto, se questo Stato è riuscito a chiudere dentro 60 milioni di persone, possiamo individuare questa piccola percentuale di bestie che si è sostituita agli animali simpatici che abbiamo avuto nella fase 1 che ha dimostrato, e manda a Allora, gettare in galera e gettare le chiavi e permettersi di avere uno sviluppo sostenibile, perché senza difesa dell'ambiente non c'è nessuno sviluppo economico. su questo guardi, penso che siamo qua tutti d'accordo, i presenti, però quello che non ha chiesto, glielo dico io, ministro, mancano i tecnici a Bacoli per andare a fare i controlli in questi posti, non ce li hanno perché sono andati in pensione. Sì, questo è il grande problema, essere vicino ai comuni, non è solo il comune di Bacoli. Segnalazioni come quelle che adesso sono giunte dal sindaco di Bacoli giungono dai sindaci praticamente di tutta Italia, perché spesso sono comuni anche piccini. Noi abbiamo costituito però, questo lo voglio chiarire, una task force ministeriale per affiancare i sindaci che hanno necessità, insieme alle regioni, perché noi lavoriamo sempre congiuntamente, rendendoci conto che molti sindaci hanno oggettivamente problemi. Si va in pensione, i sindaci che hanno pochissimi dipendenti, ci Allora, sta, e anche perché non bisogna essere d'accordo, tolti. abbiamo risposto. In qualche modo rivolgetevi direttamente alla task force e vi risponderanno.